19, 6 minuti, inizio ufficialmente DJ per una sera con noi, Nè. Ciao, ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao. Che serata speciale, bella. Di solito c'è Simone, invece stasera ci sono io, quindi una serata particolare. Io sono arrivato dal Messico per salutarti. Dai. Perché sono appena tornato alle ferie. Ah, fatto due settimane, ma dove sei di stato? Ferie. A Cancun? No, allora sono stato a Città del Messico. Hai visto che casino che poi c'è? Poi sono stato a Palenque. Vabbè, ma adesso non parliamo delle mie però vacanze. Io amo il Messico. Dopo, fuori onda. Ok, dopo ci scambiamo due o tre dettagli. Vabbè. Allora vogliamo dire che saranno due ore intense, sì. La scaletta è pazzesca. Siamo già in ritardo però, sono le 19.06. Come mai? Allora velocemente vogliamo dare il contatto 348-255-9999. Un DJ fa così, sì, tu lo sai. Esatto, bravissimo. Poi per le chiamate 059-641-430. Potete seguirci, eccoli là, anche voi da casa potete seguirci in TV, il canale 256 del digitale terrestre. Poi c'è il sito, avete anche il sito voi. Sì. Abbiamo tutto. Mamma mia, radiobruno.it, mi raccomando, radiobruno.it. Poi c'è un'app gratuita di Radio Bruno. E su tutti i nostri, perché sono diventato di Radio Bruno per queste due ore, su tutti i nostri social. Molto bene. Noi possiamo andare. Andiamo, però prima io porto i saluti a Nek, di una persona speciale, direttamente da Sanremo, da parte di Sting, che ti saluta. Ah sì, c'è il maestro. Mi genufletto. Molto chapeau. Volentieri davanti al maestro. E non a caso, perché iniziamo proprio anche con... Insomma. Allora, ragazzi, io ho intenzione di dividere queste due ore in questo modo. La prima ora, a parte Freud, che è servito come lancio... Scusa, ma che app avete usato per il video? Perché ho visto che vi siete scambiati... Sai che è un morphing, è tutta una roba dove mi hanno detto di stare impalato lì e fare certe facce, perché poi la mia faccia è stata messa sul corpo di una che fa le pulizie, insomma, di una collaboratrice domestica. Perfetto. Allora... dunque, il mio programma inizia così. Prima ora, ragazzi, all'ascolto, e anche voi che ci state guardando, occhio, perché avrei preparato un programmino niente male. Intanto la puntata è nostalgica. Io sono nostalgico di base, quindi vi farò ascoltare, eccetto una canzone che riporta tutti alla modernità. Io sono un bassista, quindi per la prima ora vorrei programmare canzoni che hanno giri di basso, che hanno fatto diventare questi pezzi storici. Ok? Quindi non la chitarra che ormai è diventato telefonata. Sono il level 42. No. Ma però, lì c'era un basso incalzante, ma non c'era un riff di basso particolare. Esatto. Ma il primo basso di chi sarà? Il primo basso è di un gruppo. Quindi diventiamo eloquenti subito facendo ascoltare questo pezzo. Potevano mancare nel mio palinsesto loro? Eh no. Ascoltateli, e questo è un giro di basso storico, ragazzi. 1979, l'album è Regatta de Blanc, loro sono i Police, e questa è Walking on the Moon. Quindi bisogna farsi una camminata sulla luna. Ci sentiamo tutti un po' leggeri, vero Laura? Dai, dimmi la verità. Si chiama come ti Laura senti Pausini. Un po' più leggera. Grazie. Vi lascio con i Police, godeteveli. Bene ragazzi, allora io spero che vi siate fatti trasportare dalle onde magiche di questa canzone con la quale ho cominciato questa mia avventura dalle frequenze di Radio Bruno, che ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di cambiare mestiere di vedere il mio mestiere come DJ per una sera. Intanto saluto tutte le persone che sono intervenute qui, che sono venute a supportarmi. Saluto anche le persone che mi stanno guardando a casa. Io vi ripeto, per tutti coloro che ascoltano e per tutti quelli che stanno guardando, c'è un SMS e WhatsApp 348-255-9999 per lasciarmi messaggi. Le chiamate 059-64-1430. Vi ripeto, potete seguirmi sul canale 256 del digitale terrestre, radiobruno.it, c'è l'app gratuita di Radio Bruno e tutti i social. Allora, vi ripeto, per chi si fosse messo in contatto con noi da poco, questa prima ora delle due ore che farò è dedicata a tutti quei pezzi non italiani che hanno un giro di basso che ha reso queste canzoni pezzi di storia in assoluto. E il regista che mi legge in copia adesso farà partire la prossima, che tutti qua, anche i cartelli stradali la riconoscono questa qua. Cioè ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Il funky di un gruppo che faceva rock sinfonico. Sentite, cioè questo giro di basso rende la canzone riconoscibile. Another One Bite the Dust. E allora ragazzi, fatemi sapere se vi piace tutto questo palinsesto che ho messo giù ieri in poco meno di mezz'ora.
Allora, questo pezzo qua non l'ho potuto annunciare perché è partito già, cioè abbiamo dovuto ascoltarlo dall'inizio, era un peccato rovinare quest'intro. Pezzo del 1983, credo fosse il sesto album di Michael Jackson e credo che sia la canzone più famosa in assoluto delle sue. Giro di basso straordinario, un pezzo che ha composto lui, insieme, arrangiato insieme a Quincy Jones. Insomma, ragazzi, io spero che vi piaccia la musica che ho scelto. Allora, intanto io volevo salutare qualcuno che mi scrive, giusto? Posso? Allora, ciao Filippo, sono a casa con l'influenza. Aia, questo me lo sono beccato anch'io. Stamattina mi sono rivisto il tuo concerto all'Arena, ovviamente dice era presente, questa Elena da Treviso che saluto. E poi mi ha seguito anche con i due ragazzacci, e si riferisce a Max e a Francesco, e adesso sta guardandomi. Quindi ti saluto, sono contento che tu mi segua da 25 anni, insomma continua così. Ciao Elena, grazie. Poi vediamo, allora, Emanuela da Modena, sto cliccando sopra i messaggi. Dopo i Queen, Michael Jackson, che dire, che musica, grande Nec, ti vogliamo a Radio Bruno almeno una volta a settimana, manda a casa tutti quanti gli altri e rimani solo tu. No, scherzo, questo l'ho aggiunto io. Scusate, no, perché vi sto impossessando del mezzo, del media. Allora, tra l'altro, prima una ragazza, adesso non so chi, perché qua i messaggi sono tanti e di questo vi ringrazio, diceva: oh, stasera rock and roll, e adesso rock and roll, vuoi sentire del rock and roll? Stiamo a sentire quest'intro qua, così ti faccio contenta subito. Io amo il trio per eccellenza, perché prima abbiamo ascoltato i Police e sai, in tre bisogna saper muovere gli strumenti, bisogna saperla raccontare, Eccoci ragazzi, un po' più di rock and roll, esattamente un po' più di grunge. E loro, insomma, dai, Nirvana, il trio per eccellenza dopo i Police, secondo me. Quindi spero vi sia piaciuta questa botta con questo riff straordinario di basso che dà l'inizio a questa canzone. Allora, io ho qui, come potete ben vedere voi da casa che state guardando anche dal canale 256 del digitale terrestre, ho qui un po' di messaggi, arrivano le veline come si faceva una volta, naturalmente. Ah, dalla regia mi dicono che c'è una certa Erika che si è palesata, anzi si palesa adesso. Ciao Erika. Ciao Filippo. Ciao, da dove chiami? Verona. Verona, vai in Mona, mi viene da dire subito. Fantastico. Esatto. Come va? Bene, bene. Come mi vedi qui? Così? Fantastico. Cioè, mi stai ascoltando o vedendo? Sì, ascoltando con il cellulare. Ok. E vedendo dal tablet. Perfetto. Ah, quindi sei connessa completamente. Benissimo. Sempre per te. Sempre? Bene, alla grande. Allora, intanto grazie che ti sei messa in contatto con Radio Bruno. È un piacere. Posso rispondere a qualche tua domanda? Se ne hai qualcuna? Ne avrei tantissime. Vai, scegliene una. Oh, mamma. Oddio, è scomparso. È qua. No, scusa. Cosa ci dici del 28 aprile? Il 28 aprile... Allora, lo ricordo, visto che ne approfitto dai microfoni di Radio Bruno, assieme agli altri due ragazzacci, Max Pezzali e Francesco Renga, porteremo in tour, la ripresa è dal 3 aprile da Napoli, porteremo il nostro concerto anche all'Arena di Verona il 28 di aprile. Quindi siamo molto felici di questa cosa qua. Figurati io e figurati gli altri due. Ci stiamo pisciando addosso. Come il tuo concerto, del 21 è stato fantastico. Il concerto del 21 lo ricordo come se fosse ieri ed è stata una emozione per me molto, molto grande, molto forte, perché per la prima volta dopo da quando ho cominciato, dopo 25 anni, io sono riuscito a fare un concerto all'Arena di Verona tutto mio. L'unico problema è che il 28 avrò altri due amici con me. Cazzo, cioè, sarei voluto stare anche da solo, però ci sono loro. Scherzo, naturalmente. Però guarda, sì. Averti visto piangere in arena è stato fantastico. Sono felice. Lì mi aveva preso un po'. Prima di Verona. Mi aveva preso un po' così. Capito? È un sogno che sia vera. Sì, esatto. Quando riesci ad avverare un sogno, ad esaudire un desiderio e sei lì e tutti ti ascoltano, tutti ti osannano, insomma, provate, mettetevi un attimo al mio posto e capite quale può essere la grande emozione di uno che va su quel palco lì. Tutto per sé e si gode il momento, quindi a volte non si riesce a reggere l'emozione e ogni tanto è anche giusto lasciarsi andare. È stato emozionante per te, ma anche per i tuoi grandi fan, vederti di sopra. Sì. Io da quando c'è il Laura Lucia ti seguo
Grazie, cara. Fantastico. Grazie. Senti, qua mi fanno i segni, ti devo salutare perché il programma deve andare avanti. Starei qui ad ascoltarti, a parlare con te per altro tempo, però non riesco. Grazie di aver chiamato, ti mando un bacio. Grazie a te, Filippo. Ciao, cara. Ciao. Abbiamo altro dalla Giovanna. Da dove? Ciao, Giovanna. È caduta. No. Giovanna? Pronto. Ciao. Dove sei? Da dove chiami? Da San Pietro in Cariano, Verona. Sempre, ma tutti lì? Come mai? Avete attaccato voi di Radio Bruno un'altra antenna a Verona, nel veronese? Sì, sono seguito oggi su RTL. Sì, ok. È tutto il giorno che ti seguo, perché sono a casa in malattia, allora... Orca, spero niente di grave, No, ok, influenza. Ok, intervento. Comunque okay. Da 20 anni che ti seguo. Grazie Giovanna, continua così, eh? Sì, ma mi stai guardando? Mi stai guardando o ascoltando solo? No, ti sto ascoltando la radio. Ah, perfetto. Allora adesso dopo arriva un pezzo ancora più carico di quello di prima. Ok, comunque ho contagiato anche le figlie, perché siamo venuti a vederti l'anno scorso, okay. Siamo venuti a Mantova a vedervi tutte e tre. Ok. E siamo in arena. Fantastico. Allora io vi aspetto, ti mando un bacio, ti saluto e continua a seguirmi adesso e anche dopo in futuro, mi raccomando, eh. Grazie mille. Ciao Giovanna, un bacio a tutti. Ciao cara, ciao. Scusa. Cioè, io ho quasi paura ad entrare con questa voce. Io non dico altro. Questi sono i White Stripes e questo è Seven Nation Army. Ecco ragazzi, dopo questo solo straordinario di David Gilmour, che è voluto entrare nella chimica del basso, però insomma Money dei Pink Floyd è un altro pezzo storico. Allora io vorrei, nei 4 minuti che la regia mi ha dato da utilizzare, vorrei leggere qualche messaggio. Allora Phil, siamo tutte attaccate alla radio per te, manda un salutino alle tue ex compagne di classe e al grande Emanuel che ci sostiene sempre. Ragazze, Emanuel, ciao a tutte e a tutti, sono felice che mi ascoltiate, sono molto contento, vi mando un bacio. Hola Nek, te conosci en Rcon, non so, sarà il nome di un programma, la canción Laura no está, desde entonces te sigo, besos, muchas gracias. Quindi qui arriva anche roba da, ci stanno guardando anche dall'estero, mi fa molto piacere. Allora, sono un cinquantenne cresciuto a pane Pink Floyd, ma stimo molto Filippo per come persona e come cantante, grazie Gianluca. Molto contento di aver letto questo messaggio. Ciao Phil, sei partito col botto. Grazie per trasmettere queste colonne sonore della musica. Complimenti per il palinsesto. Sei bravo anche come DJ. Manda a casa tutti quelli di Radio Bruno. Oh, io leggo tutto. No, scherzo. Ho aggiunto io. Un grandissimo abbraccio. Laura da Tortona. Ciao Laura. Nel, ti piace vincere facile. Nel, ti piace... Voleva dire Nel, ti piace vincere facile con quei pezzi. Mauro di Vignola. Io... queste DJ per una sera me la devo giocare bene, insomma. Ci sono delle persone al telefono. Elena, ciao. Ciao Nek, ciao. Chi sei Elena, da dove chiami? Sono Elena, di Castelnuovo Rangone. Ah, da Castelnuovo Rangone. Sì. Bene, sono contento, come va? Bene, io sono venuta al tuo concerto a Bologna, sei stato veramente fantastico, perché bene. Mi è piaciuto tantissimo, mi piacerebbe poterti incontrare di persona un'altra volta, visto che sei di Sassuolo, magari... che mi sono spesso lì, una volta ti ho visto, ma sì, però il tuo concerto mi è piaciuto davvero tantissimo. Sono molto felice. Perché i tuoi pezzi sono veramente straordinari. Senti cara, ti stai divertendo questa sera, ti faccio compagnia? Sì, bene, molto. Bene. Ma sei il mio idolo. Stai ascoltando? Sei il mio idolo. Grazie. Sei gentilissima, guarda. Sei il mio cantante preferito. Continua. Volevo chiedere, ma il prossimo CD quando esce? Ma non lo so. Quando mi metterò a pensare al prossimo CD. Sinceramente ho letto il tuo libro che avevi fatto, mi è piaciuto veramente tanto. Grazie. Mi hai commosso in certe parole, mi hai commosso. Sono felice. Grazie Elena, io ho i tempi stretti, no, purtroppo. Spero di poterti incontrare di persona, me lo auguro, ma vedrai che non sarà difficile. Ti mando un bacio, ciao. E qui in zona i prossimi? I prossimi il 18 di aprile... a Bologna, all'Unipol Arena. Ciao. Silvia, rimembri ancora? Come va? Ciao Silvia, bene. Da dove chiami? Ciao.
Io chiamo da Fiorano, Modenese. Ah, beh, sei un tiro di schioppo da Sassuolo. Giochi in casa. Sì, come va? Gioco in casa. Sì, tutto bene. Bene. Vuoi farmi qualche domanda? Hai qualche curiosità? Ti piace il programma che stai ascoltando? No, mi piace molto, belle canzoni e molto bello il programma. Sono felice, sì. Dai, è un programma un po' nostalgico, cioè c'è tutta roba un po' di qualche anno fa, ma io sono fatto così, a me piacciono queste canzoni qua. A me piacciono soprattutto quei pezzi qua rock, quindi belli. Un po' di la tristezza d'addosso, dai, stasera. Certo, sì. Quanti anni hai? Io ne ho 36. Bene, la voce ne dimostri molti meno. Infatti me ne danno di meno. Brava, sì, sempre meglio così, ingannare il tempo in questo modo. Allora io ti mando un bacio e ti saluto, grazie di aver chiamato. Grazie a te, un bacione. A te, ciao, grazie. Ciao. Scusate, Allora, ve lo ricordate? Tra l'altro anche il video era fighissimo, perché loro erano in mezzo a una sorta di ghiacciaio, erano in mezzo alle montagne rocciose d'inverno. Devono aver avuto un freddo questi quattro qua, è allucinante. Questo è un pezzo storico che ha un intro che non finisce più, ma questa intro dà la possibilità a uno come me che non sa fare radio di fare un piccolo cappello introduttivo. Lui ha una voce straordinaria. Stiamo parlando di uno dei più grandi gruppi della storia della musica rock mondiale. Loro sono gli U2 con New Year's Day. Allora, vedo Roberto e Gio che sono entrati qui e questo è il segnale che la prima ora è andata. È andata. E tra l'altro hanno chiamato tutti i colleghi di Radio Bruno, sono molto preoccupati perché sei bravissimo. Sì, molto bravo, troppo. Io non sono preoccupato, mi piace questa formula. Tu torna in Messico, ti conviene. Mi piace questa formula che dico due o tre cose e il resto lo fa un altro. Basta che lo stipendio arrivi a me. No, vai tranquillo, te lo faccio prendere io. Okay, va bene, è stata una prima ora bellissima, un viaggio molto. In questi anche bassi che ci hai fatto riscoprire delle canzoni del passato. Ma adesso arriva anche qualcosa del futuro prima che si chiuda realmente l'ora, Va bene. Okay. Cosa hai preparato? Ma lo sentiamo adesso o lo sentiamo dopo? Come funziona? Adesso subito. Dobbiamo dire che tra pochissimo ci sono le ultime news, gli aggiornamenti e poi l'ultima ora con DJ per una sera. Benissimo. Con me. Allora io vi lascio con questa prima ora con un pezzo che ha un giro di basso della Madonna, concedetemi il termine. Lei è Alice Merton e il pezzo è No Roots. Attenzione qua, perché non si può interrompere la canzone. È da qui con Neck, che Neck appunto è qua con noi in studio. Siete venuti, è più forte di voi. Non siamo mi lasciate stare. Siamo qui apposta. Dovete annunciare, disannunciare. Allora ti spiego, lei è la badante, mia, non mi permetterei mai. Che fatica. No, perché la prima ora è stata molto interessante. Sono perché contento. Avevi un filo logico. La seconda ora come sarà? Sarà completamente illogico, no, anzi. Allora, grazie intanto che avete... Grazie a te. Disannunciato la canzone, siete entrati a rompere le scatole. Allora, la prossima ora è un'ora dedicata intanto alla musica italiana. A canzoni, parliamo sempre di nostalgia, Noi il futuro a noi, insomma, un po' inquieta. Ci sono canzoni che hanno dei concetti, hanno dei messaggi, hanno degli stati d'animo. Io volevo entrare un po' negli stati d'animo di ognuno di noi, perché le canzoni, meglio di una canzone, non c'è nient'altro a rappresentare certi stati d'animo. Per esempio, uno come me è più bravo a cantare e a scrivere le canzoni, a esprimere. Ti ho sputato. No, hai esprimere... colpito lei. Ma il radio si va avanti. Scusate. Esprimere... Lo vedremo in internet. Perché tu hai fatto dizione, dicevi prima. No, allora come gli attori... No, in realtà attori... c'è una Z grande così, una S ingombrantissima. No, pensavo come gli attori in teatro. Se tu li guardi in controluce, sputacchiano un po' tutti. Ma perché? Articolano molto bene. Scusami, ti ho lavato. Laura, andiamo avanti, andiamo. Quindi, stati d'animo, stavamo dicendo, perché meglio di una canzone non c'è niente, insomma. E quindi, poi siamo in radio, la radio è la musica e radio vanno d'accordo, adesso c'è anche la radiovisione, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo dal canale 256 del digitale terrestre. A proposito, quelli che fanno il numero da WhatsApp perché vogliono essere... Diglielo. Dovete parlare dal 348-259999, lì si mandano i messaggi, zio. Bravo. Dovete chiamare allo 059 64 14 30 per parlare con me, ho capiste? Ecco. Abbiamo capito, sei bravissimo, ma sai cosa fa uno speaker all'inizio dell'ora? Saluta anche il regista, il nostro Paolo. Paolino, nella stanza dei bottoni. Paolo, c'è l'applauso registrato qua? No, non c'avete... Facciamo così. Bravo Paolo. Allora io volevo al volo, posso leggere due o tre cosine? Puoi fare che sono quello arrivate. Che vuoi. Ciao Phil, tanto uno dice viva pure i Pink Floyd. Eh beh, prima abbiamo sentito Money. Non ho capito, wow pure i Pink Floyd, vabbè. Sono contento, apprezzato. Ciao Phil, sono Manu da Rovigo. Sono di Rovigo, non mi intrigo. Grazie per tutte le... Veneta qua. Sono di Verona. Vai in Mona.
Ma allora, no! grazie, grazie per tutte le emozioni che ci regali sempre, ad ogni occasione, ad ogni incontro con te, la tua meravigliosa musica. Stai già scrivendo altri pezzi per un nuovo album? No. Ci vediamo a Milano e poi a Verona. In realtà qualcosa ho scritto, ma poca roba. Un abbraccio immenso a te, a Patti e a tutta la tua famiglia. Grazie, riferirò, presenterò, ridirò, riferirò. Allora, poi, ciao Filippo, sono Evelina, la moglie di Leo. Dai, Leo è mio amico di compagnia. Ah, di quando... non il nostro Leo Leonello, no, che no, adesso Leonello è in crociera. È in crociera, oh, in nave. Sta lavorando, là. Dice, dietro le quinte. Sono la moglie di Leo da Sassuolo. Ciao ragazzi, vi saluto. Un tuo grande amico d'infanzia, certo. Sei sempre in grande. Salutaci, ci stiamo guardando. PS, Leo non ha più il tuo cellulare. Vorrebbe risentirti presto. Un bacio, Evelina e Leo. Ciao. Bello. Cioè, adesso ci metteremo in contatto. Ciao Filippo, vorrei un bocca al lupo da parte tua, che domani ho la verifica d'inglese, spero che a Radio Bruno ti facciano lavorare e mandino a casa tutti gli altri. Oh, io, ancora! Io... gli altri messaggi dopo, ma invece bisogna insomma presentare sì, la prossima canzone. Lo so, allora, combattere per un ideale è sempre un valore aggiunto, ragazzi. Io ve la presento così. Un pezzo di un gruppo, secondo me il più grande gruppo italiano che c'è, nulla a togliere agli altri, ma io li amo profondamente. Loro sono Fiorentini, il leader è Piero Pelù e loro erano... i veri Litfiba a Papaya. Questi erano i Litfiba che io amavo molto, e in questa voce di Piero Pelù c'era proprio il senso del combattere per un ideale, che è sempre secondo me un grande valore, insomma, riuscire ad andare oltre tutto e anche attraverso la musica riuscire ad esprimere questi concetti è sicuramente una grande cosa. Allora io sento in sottofondo un pezzo di un cantante napoletano che è diventato famoso per aver sdoganato il rock in Italia, secondo me. E qui si parla di qualcosa di altrettanto profondo, cioè il riscatto per tutti coloro che hanno momenti di down, il fatto di non mollare mai, anche quando si cade, riuscire a trovare la forza per rialzarsi, il coraggio di non mollare mai per nessun motivo. Edoardo Bennato, Un giorno credi. Allora, credo ci abbiate riconosciuto, questi erano il sottoscritto, Max Pezzali e Francesco Renga, in un pezzo di Max Pezzali cantato in trio, con questa bellissima avventura che stiamo affrontando. Ma non parliamo di questa roba qua, perché adesso io vorrei farvi fare una risata. Abbiamo cominciato con Litfiba, con A Papaya, La forza delle idee, e da qui il mio pezzo, hanno voluto metterlo gli altri, Un giorno credi, quindi Edoardo Bennato, che ci fa riscoprire il riscatto, il coraggio di non mollare. Adesso io vorrei farvi ridere. Facciamo sentire, Paolino, da che cosa mi sono ispirato. Ve la ricordate questa? Storico pezzo per una nobile causa, ma non andiamo a parlare della nobile causa. Dalla canzone risultò uno dei pezzi più memorabili che l'America ha prodotto, dopodiché sono arrivati gli inglesi, hanno fatto Feeds the World, e noi in Italia non ci siamo fatti scappare l'occasione per poter, diciamo così, sbeffeggiare un po' questa canzone, nulla togliere alla motivazione nobile, ma vorrei farvi ascoltare un gruppo che è stato il gruppo precursore per tutte le canzoni demenziali che sono arrivate dopo, e mi riferisco dopo a, per esempio, agli Egli e le Storie Tese, i quali hanno attinto parecchio da questa band che voglio farvi ascoltare. Forse i più anziani si ricorderanno di un gruppo che si chiamava Squallor, e allora per chi, mi rivolgo ai giovani, non avesse avuto la possibilità di conoscere, io faccio ascoltare quello che l'Italia ha fatto scimmiottando We Are The World, e la canzone è USA For Italy. E allora, spero di aver tirato fuori dai vostri visi un sorriso con Mandaci Danari a tutti i meridionali fuori Italy. Dai, cavolo, i più vecchi come me se la ricorderanno questa canzone, i più giovani no, però spero abbiate apprezzato. Intanto chi c'è? Valentina al telefono? Hai apprezzato, Valentina? Ciao Filippo. Ciao Valentina, come va? Tantissimo, benissimo, che sorpresa incredibile. Da dove? La sorpresa degli Squallor, dici? No, sorpresa, mi hanno organizzato una sorpresa. Ah, ti hanno fatto la sorpresa, ti fanno la festa adesso. Sì. Senti, ma da dove chiami? Da Bologna, da San Giovanni in Persiceto, in realtà. Burdella. A San Giovanni in Persiceto, bene. Sì, esatto. Bel posto quello lì, bel posto, c'è, ci sono degli amici. Senti, come va? Bene, bene. Che, guarda, è un sogno incredibile poterti parlare. Vai. Posso dirti, posso raccontarti una cosa? Vai, velocissima, perché abbiamo i tempi stretti. Sì.
Velocissima, io sono un'insegnante, sì? E insieme alla mia collega Rita siamo alla scuola dell'infanzia, okay. Ti ascoltiamo sempre, siamo tutte e due tue grandissime fans e i nostri bimbi ascoltano tutte le tue canzoni. Dai, cioè, o gli state obbligando ad ascoltare le mie canzoni? Sì, un pochino sì, però adesso sono diventati anche loro tuoi fans agguerritissimi. Sono proprio contento, sono molto felice, salutameli tanto, intanto saluta anche la tua collega. Assolutamente sì, domani glielo dirò e saluto ovviamente anche Rita che spero starà ascoltando. Bene, bene, allora mi raccomando, continua grazie a seguirmi, non smettere. Assolutamente, okay? Sì, verremo anche a vederti il 18. Ok, a Bologna, perfetto, ti aspetto, esatto. Un bacio grande. Io nel frattempo vorrei intanto salutare, ciao Phil, ti sto seguendo dalla Svizzera, gli svizzeri, sei grande, un bacio Jenny. Che bella sorpresa tornare a casa dal lavoro e sentire la radio NEC. Daniele, hai capito? Bene, io ve lo dico per voi che lavorate a Radio Bruno. È un'insidia questa, eh? Io sono insidioso questa sera, ricorda. Allora, ciao ragazzi di Radio Bruno, mi chiamo Sandra da Correggio. Volevo salutare NEC e fargli sapere che mia figlia Arianna, al saggio di canto, ha cantato una sua canzone, Fatti avanti a mare. Mi piacerebbe fargliela sentire, come posso fare? Eh beh, guarda, ma tu rimani sintonizzata perché ho un presentimento, ho una visione. Fra poco qualcosa si paleserà e probabilmente sarà Fatti avanti amore. Comunque, grazie del messaggio. E di a tutti gli amici di Radio Bruno che tu dovresti venire a fare radio lì. No. Allora, adesso c'è una canzone. Quanto abbiamo di intro? 24 secondi. Già l'intro la dice tutta. L'amore è anche un balsamo per il corpo, ma anche per lo spirito. E qui ce lo insegna il maestro, un certo Franco Battiato, che ha scritto una canzone straordinaria, La cura. Amici di Radio Bruno, eccomi dopo l'anima del commercio, sono ritornato in queste grandissime frequenze, anche agli amici che mi stanno guardando a casa. Grazie, perché insomma qui e al telefono, insomma via messaggio, io riscontro un grande calore, quindi vi ringrazio, perché intanto la scaletta vi sta piacendo tanto, io sono molto felice, quando vi posso accontentare la felicità aumenta, ma potevo lasciarmi scappare questa occasione, quindi ho fatto il colpaccio, non sono riuscito a beccarli tutti e due, ma uno dei due ce l'ho, ce l'ho al telefono, uno dei miei fratelli di avventura. Vuoi annunciarti tu stesso, caro ospite? Eccomi, ciao Filippo, sono Max. Ciao Max, un applauso a Max Pezzali, ragazzi. Ma dove sei, al Refill Bar, che stai facendo Baldoria? No, non ancora, perché appunto volevo passare a fare un salto, ma sono per ora a casa. Quindi, diciamo... Perché, insomma, sapendo che tu trasmetti, ho preferito rimanere in un ambiente... Lo so, e ti ringrazio. Praticamente ho obbligato oggi Max a rimanere a contatto, perché altrimenti... Gli ho detto, insomma, sto per fare un programma radiofonico e rimani lì perché vorrei salutarti, è stato molto felice. L'altro se n'è completamente fregato, adesso venerdì che ci rivediamo gli faccio un culo così. Magari è con i suoi figli giustamente a fare il papà. Senti, come va? Io bene, tutto a posto, oggi tutto sereno. Ci stiamo divertendo, Esatto, ci stiamo divertendo. E tutta l'avventura che stiamo vivendo in tutto, nella promozione, nei concerti, insomma, mi sta facendo, insomma, poi è una cosa che ci diciamo sempre, anche privatamente, è una cosa che ci sta caricando, sì, molto, e insomma è un bel periodo. Esatto, e questo porterà grande tristezza a noi tre, perché poi tutto questo dovrà finire e non si sa quando, e noi stiamo cercando tutti i modi possibili per non finire. Esatto, in ogni modo comunque stiamo spostando sempre più in là la data di fine della nostra avventura, perché fortunatamente si aggiungono date, esatto, si aggiungono idee, quindi esatto, chi lo sa dove ci porterà sta strada. Allora, intanto vorrei spudoratamente dire che Max è a capo di una concessionaria di moto americane, Harley Davidson, straordinaria, andate a visitarla perché io ci sono stato, insomma ci tenevo a farlo, Max, perché è la verità. No, guarda, come curi tu la concessionaria non la cura nessuno. Sì, ma perché sono un po' un fanatico su esatto, quindi grande tuttologo e grande conoscitore di moto, Max, quindi se vi capita
capita di essere a Pavia, andate a trovarlo, perché i modelli ce ne, insomma. Ma Filippo, tu mi stai battendo mi stai battendo in questo momento, perché stai avendo una conoscenza, una capacità di, ma... insomma, anche proprio di elaborazione del tuo progetto di motocicletta personale. Grazie a te, Max. Grazie a te che ogni tanto, chiediamo consigli e, insomma, tu li dai. Senti, Max, grazie, scusami se ti ho disturbato, ma ci tenevo a salutarti. Sai che non è un disturbo, e comunque stai facendo un programma bellissimo, è veramente una grande cosa. Grazie, quindi grazie. Vedo che anche il pubblico sta reagendo bene. E porca miseria, sei forte anche come DJ. ma c'è una roba che non sai fare, no, maledizione. Sì. Il mago. Allora, facciamo una cosa, Max. In tempo reale, io vorrei passare un tuo pezzo, magari non quello del, non il trio. Una canzone che a te sta particolarmente a cuore, che a caldo, se me la vuoi dare, poi in regia riusciremo in tempi non sospetti a tirarla fuori e a farla ascoltare. Vai, decidi tu un titolo. Ma non lo so, si potrebbe fare una che tipo non c'è in tour, eccetera, non so. Dai. Se ce l'hanno, comunque te la butto lì, Vai. Poi non c'è, fa niente. Come deve andare? Un pezzo vecchio che ho fatto, che secondo me ha una sua logica, un suo perché. Perfetto, allora nel frattempo io ti saluto e faccio sentire un altro pezzo, così con il tempo a nostra disposizione riusciamo a tirar fuori l'altra tua canzone, ok? Guarda, grazie infinite. Ce l'abbiamo, 883, come deve andare. Fantastico. Cioè, quindi in teoria potrebbe già partire. Te la dedichiamo, Max, perché io e tutti quanti noi ti vogliamo un mondo di bene, e grazie ancora per essere stato. Sai che è reciproco, e sai che assolutamente tutto questo ha dato luogo a una fratellanza che va al di là di quello che siamo. Questo è vero, questo è vero. Grazie, Max, ti abbracciamo grazie forte. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao, Max, grazie. Ciao, ciao. Mi sa che così dicono che le due ore sono svanite, perché io vedo le due presenze, una inquietante. Ma no, che è cioè, lei. No, ah no, io. E invece poi è arrivata Laura. Geo. Laura Geo. Ciao ragazzi, siete pazzi. Ma allora siete mi devi pazzi. Cantare un pochino. Laura non c'è, scusa. Laura volta. Non c'è. Ma dove cazzo è? No, dai. È un'altra versione questa. Questa che avevi registrato, la versione in 2018. Allora, quando le cose sono belle, tu lo sai, volano. Sono state due ore meravigliose. Complimenti. Grazie, per la guarda, sono scelta. Io torna a trovarci. Sì, anche perché ho tutta la roba che non abbiamo potuto far ascoltare, quindi io tornerò. I'll be back. Tornerò, Clary, me l'hai promesso. Tra l'altro, tu sai che questa è la fascia più importante in assoluto. Lo dico per fare un po' di promozione a dalle Simone. Dalle 19 alle 21, ragazzi, su Radio non ce Bruno, n'è per nessuno anche su Radio Bruno. Perfetto. Però anche il sabato e la domenica, unica il pomeriggio ci la domenica mattina, capito? Invece tornerai, perché io naturalmente torno. Ricordiamo alcune delle tantissime date del nostro tour. Vai, fai tu. Allora, Casalecchio il 18 di aprile, ovvero Bologna, però il 18 sarete proprio in studio tutti e tre nel pomeriggio. Ma dai. Perché la sera non può, sai, deve cantare. No, ma io rimango qui a fare dalle 19 alle 21 il programma. Cantano poi gli altri due, ce ne sono due anche, faranno loro. Poi proseguiamo il 28 di aprile all'Arena di Verona. E poi il 14 luglio già anticipiamo con Lucca. Sì, allora ci sono tre eventi, 14 luglio Lucca, e vi annuncio anche l'11 di luglio a Codroipo a Villa Manin. Che è anche difficile da dire, tra l'altro, che è anche complimenti. Difficile da dire. Poi il 30 giugno, mi sembra, a Barolo, cioè è possibile. Lo chiedi a lei naturalmente, perché non ricordo. È la tua io memoria storica, Barolo, insomma, sono tantissime le date, state girando tutta Italia. Sì, ovviamente. Stiamo girando tutta Italia, siamo molto felici, abbiamo ascoltato Max che ci ha fatto il regalo di una canzone degli 883 indimenticabile, insomma noi ci stiamo divertendo molto, la gente si sta divertendo molto, se venite al concerto volentieri. Vi renderete conto che è come un gigantesco karaoke. E perché i pezzi riconoscono anche i cartelli stradali, ma abbiamo visto quindi... anche qui in corridoio. Hai visto? Tutti ma qui sono di parte, ma ci sono tutte e tre le fasce, le varie fasce d'età e tutti i tre tipi di pubblici, chiamiamoli così, i cugini, quello di Francesco, quello di Max e il mio, quindi sono tutt'uno e cantano naturalmente tutte le canzoni dall'inizio alla fine. Hai fatto un programma che fuori onda è diventato un concerto, un live, ecco. Cioè? Perché tutti cantavano in sì, qua, scusa, non avevo. Allora non, vabbè. Noi ne approfittiamo, sì, vero. Salutando tutti i fan qui, tutte le persone che ti hanno scritto, perché siamo arrivati ai saluti finali. Però anche voi due ore, ma due ore non si riesce neanche a fare. Fanne tre, resta qui ce con ne tre. Vogliono, come dice, fanne tre.
Tre. Resta tre, qui con Trapani. Resta qui con noi. Vabbè. Salutiamo e ringraziamo quindi Nek. Vi lasciamo con Roberto Trapani fino a mezzanotte. Lui fa tante ore. E sentiamo. Ma è il figlio di Enzo Trapani? No, quello... Lo scopriremo insieme. È il nipote. Ciao anche da casa. Grazie di essermi stati vicini. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.